Anche quest'anno l'Associazione Caledda ha organizzato l'infiorata di Lupanieri, giunta ormai all'11ª edizione, che vede protagonisti gli istituti comprensivi Polo 1 e Polo 2, e poi quest'anno abbiamo una delegazione di Infioritalia di Poggio Mojano, provincia di Rieti, San Valentino Torio, provincia di Salerno, e la gradita presenza del presidente dell'Associazione Nazionale Infiorate Artistiche Infioritalia, a cui noi siamo associati. Il tema di quest'anno è Galatone, crocevia di emozioni, e proprio perché Galatone è una comunità abbiamo voluto quest'anno rappresentare un unico tappeto dove tutti noi siamo insieme a lavorare e a rendere, diciamo, l'emozione di questi giorni della festa, in cui appunto nel quadro sono rappresentati i simboli religiosi e culturali della nostra festa. Salve a tutti, oggi entrando in questa chiesa il primo pensiero che ho avuto è quel famoso proverbio africano: per educare un bambino serve un intero villaggio, e mai come oggi la comunità cittadina che è rappresentata dalla scuola, dalle varie istituzioni, dalle famiglie, dagli alunni, dai docenti, dai nostri dipendenti anche in pensione, dalle associazioni, ha reso veramente bella questa immagine della condivisione e della partecipazione, due obiettivi sui quali, ecco, la scuola intende lavorare. Quindi oltre alla bellezza dei fiori, anche la bellezza di una comunità che vuole sempre essere vicino ai nostri bambini e ai nostri ragazzi, educandoli ai valori di una cittadinanza autentica. Buona infiorata a tutti. Sono Andrea Melilli, il presidente dell'Associazione Nazionale delle Infiorate Artistiche in Fioritalia. Galatone è un nostro socio dell'Associazione Nazionale. Siamo qui per testimoniare questo bellissimo evento realizzato appunto con i ragazzi delle scuole. Per noi è importantissimo che la tradizione prosegua con le nuove generazioni, e la presenza appunto di altre realtà come Poggio Mojano e San Valentino documentano proprio questa crescita della manifestazione qui dell'Associazione Caledda a Galatone, nel contesto, nel grande evento che seguirà poi anche della festa del Santissimo Crocifisso. Per noi non è la prima volta la presenza qui a Galatone, siamo già stati, però stiamo rafforzando sempre di più questa collaborazione in maniera di far crescere ancora di più la manifestazione. Quest'anno l'esperienza di lavorare tutti insieme ci rende un gruppo ricco e insomma siamo contenti così. È bello lo scambio, è bello questo dinamismo che c'è stamattina nella chiesa, tutti che collaborano, tutti che si danno da fare per la buona riuscita, ed è proprio un momento iniziale della nostra festa che ci rende particolarmente felici. Ringraziamo l'Associazione Caledda che ci ha dato ancora per un anno questa opportunità di condividere questa esperienza meravigliosa tutti insieme. Allora, come Presidente del Consiglio d'Istituto e dal nome di tutti i genitori, ringrazio l'Associazione Caledda e la scuola che consente a noi genitori di essere veramente presenti e di condividere queste attività così importanti, voglio dire, per i nostri figli. Quindi veramente un'esperienza da vivere, insomma, e da fare, ci avvicina alla scuola in maniera fattiva. Aspetta, siamo tutti, Cinzia, Antonella, vai, andiamo, sì, venire, eccoci, venite qui, vai, prego. Siamo, aspetta. Aspetta, ci hanno dato una forbice un po'. Quelle vai.